Vi racconto una storia che mi sta a cuore particolarmente in questa serata di settembre. Era il 3 settembre del 1982 e io ed alcuni amici organizzammo un concerto a Benevento. Erano gli albori dei concerti live. Questo concerto era con Pino Daniele al Stadio Meo Martini. Io, per la verità, avevo una funzione meramente organizzativa, mi ero intrattenuto anche con Daniele, con D'Episcopo ed altri a sorridere, eccetera, quindi è stata veramente un dolore immane quando c'è stata la sua perdita. Confesso che dopo quel concerto sono andato a vederlo tante altre volte, ma non ci ho parlato più. Poco prima di iniziare, con lo stadio gremito, perché all'epoca poi non era facilissimo organizzare i concerti, ci fu un trambusto e arrivò il comandante della stazione dei Carabinieri di Benevento che ci chiamò dietro le quinte a noi organizzatori e ci disse: non cominciate, mandate qualcuno sul palco. Hanno assassinato il generale dalla chiesa. Ribadisco, era il 3 settembre 1982. Il clima era pericoloso. Avemmo paura perché sembrava quasi che quella vicenda potesse cambiare anche le sorti della nostra nazione. Spettò a me salire sul palco, con grande emozione, non ero mai salito su un palco e non avevo mai visto tanta gente di fronte a me. E con la voce tremante dissi che il concerto sarebbe iniziato con un po' di ritardo tra i fischi, eccetera, però quando detti la notizia che il generale della chiesa, sua moglie e uno della scorta era stato assassinato, ci fu il silenzio più assoluto. E ricordo, ma me lo sono scritto per non sbagliare, che chiusi il mio intervento proprio con una sua frase che improvvisamente mi ero fatto mandare da casa telefonicamente perché i cellulari. Certe cose non si fanno per coraggio. Si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. Comincio con serietà questa puntata perché penso che il nostro dovere è combattere sempre, noi vogliamo combattere sempre contro la camorra, contro la mafia, contro la delinquenza, contro il terrorismo. Perché noi pensiamo che questa nazione meriti ben altro. Va bene, fatto questo cappello che credetemi mi ha anche un po' emozionato, vista la giornata particolare, devo chiedere poi scusa. Voi sapete che ogni tanto io chiedo scusa per i miei errori. Ne faccio tanti, a differenza di tanti amici, conoscenti, politici, e non mi fate dire di più, io faccio degli errori. E però mi piace venire in televisione e dire ho sbagliato per questo. L'ho fatto nella prima puntata dell'Orlando Curioso spiegando perché avevo sbagliato a votare in un certo modo. Oggi lo faccio nei confronti dell'emittente che mi ospita, che è Lab TV sul canale 625. A proposito, durante la settimana sono arrivati un po' di messaggi, poi ve li leggerò, li commenteremo, per farne arrivare altri anche in diretta, 379-1482-284. Che errore avevo fatto? Cazziatone enorme dall'editore, dall'editrice, da Alessandro, perfino Giulio Buster mi ha cazziato! Avevo detto che il TG di Lab TV inizia alle 20 o alle 19.30. A 19.30 o alle 20, allora per sanare, per far sapere a tutti, perché tanto chi segue Lab TV sa che è un fiore all'occhiello, io voglio fare un altro miracolo stasera. In una puntata abbiamo fatto il miracolo dell'acqua che si trasforma in prosecco, in un'altra è apparso Buster. Stasera, per sanare questo dubbio, a che ora c'è il TG di Lab TV? Niente dopo di meno che il miracolo di Colarusso, il nostro direttore.
Vabbè che entriamo in un ambito. Lei non sa chi sono io. Lei si è coperto il dito. Ho trovato, Giulio, un cappelluccio di microfono, poi dice che vanno a rubare, non si trovano, eccolo qua. E vanno a rubare perché se li rubano, lei è uno che ruba a terra, i microfoni. Lo metto qua, no, io non ho mai rubato microfoni, vita mia. E che cosa mi sembra, mi sembra però eccessiva la sua, diamoci da lei, la sua insomma autoreprimenda in fin dei conti. Se proprio decide, diamoci del voi. Meglio. Vabbè, ma non per le ragioni che sa lei, insomma. Neanche per quelle che sa lei. No, non cominciamo, facciamo in modo che lei rimane nero, io rimango lei rosso. Lei non sa che il voseo è un'introduzione iberica, che in Sud America nasce col voseo e il vos in Argentina. Avete capito qual è l'intervento? Allora, caro direttore, capito, sì. Caro direttore, ci dica. Che mano fredda che ha lei. Io sono morto e lei non lo sa. lei ha un passo dalla fossa. Allora, ci dica, quali sono gli orari? Non sbagli, se no sapere chi va a casa. A che ora c'è il TG di Lab TV? Partiamo dall'edizione delle 14.30 e poi 19.30. 19.30, no, no. A lei si vuole informare? No, va. La capoccia è vuota ultimamente. No. O è piena di altre cose che non diciamo. E 19.30, sì. Poi c'è la replica delle 23, Orlando nella sua insomma esuberanza ha detto 20. 20 no, 20, 20 finiamo, 20. Insomma. Lo so, chiude, ci va anche una replica alle 20, quindi lo so benissimo, però ribadisco, si può anche sbagliare. Ma Gribaldo, ma c'è cioè, di peggio. Insomma, lei poi ha introdotto con Dalla Chiesa, quindi insomma. Allora, siamo seri un attimo. Sì. Io so che effettivamente il TG di Lab è molto seguito. Speriamo. No, è così, i dati confermano questo. Ora non è che Bonda ci dobbiamo posto, dire sì. Le cose, se no facciamo la fine di altre emittenti sparse nel mondo. Non vorrei citare la famosa espressione di Harvey Keitel nel film Pulp Fiction, che insomma disse non facciamoci tra noi perché in effetti poi va bene. Allora, come funziona un'edizione del TG e dopodiché in sua presenza parlerò funziona. Di una cosa. Funziona nel senso lei ha che una squadra a disposizione? Ma certamente con una squadra a disposizione, lei ci mancherebbe altro. È come normale. Funziona questa squadra? Ma funziona bene. Che la mattina cerchiamo di trovare le notizie, ci riusciamo, a volte sì, a volte no. Quante ore al giorno lavorate? E beh, insomma, diciamo una decina. 10 ore al giorno? Eh sì. Certo, quindi non in modo ininterrotto. Vabbè, però, comunque è un bel risultato. Sono quanti anni che... Personalmente? Che sì. 17. 17 anni di giornalismo. No, di telegiornale nella zona del Sani, con CDS, di cui qualcuno ricorderà Quando ha iniziato lei aveva i capelli? Non tanto, insomma. Quindi lei ha iniziato già diciamo da che calvo? Erano, diciamo che erano, sì, quasi calvo. Insomma, e erano cantava? Più neri. Mai cantato in vita mia. Quindi non è la cantatrice calva? No, non sono la cantatrice calva, né il cantatore calva, né ho cantato mai qualcuno, insomma. Va bene. Tra le altre cose. Allora, ci vuole rilasciare un'ultima dichiarazione? Ah, già me ne devo andare, insomma. Eh sì, mi pare proprio sì. No, perché sono 20 minuti la trasmissione, guarda quante mail sono arrivate. Quante mail sono arrivate? In genere ne mandiamo due o tre. Ma lei è un fruttito? Vabbè, diciamo bene. Allora. No, niente, io insomma, sono onorato di aver partecipato, anche per un modo veramente breve questa trasmissione che va bene e la cosa mi fa molto piacere anche perché Nazareno è uno il quale ci mette la faccia e non è né sempre scontato metterci la faccia, dice che ha sbagliato, cosa ancora meno scontata, sì, ma servirebbe la tangenziale, ma vinte sono esagerato, dai, mi dia il resto. Per cui insomma, guardate, non è sempre facile imbattersi, che nessuno sbaglia mai, quindi in fin dei conti avevamo ragione. Sì, vabbè. Me devo andare? Devo uscire? No, di scena. No, posso stare. Un attimo. Ah, ecco, sì. Le volevo far sentire la prima mail che mi è arrivata da Mirko. Sì. Mirko ci scrive. Mirko. Mirko ci scrive dal. Ciao Mirko, spero che ci sei. Se ci scrivi, ci sei. Forse, insomma, voglio dire. Mirko ci scrive da un paese dell'Alta Irpinia. Alta Irpinia? Qual è? Giungoli che so. È sta firmato, però io non sono abituato. Macedonia, Vallata. Vallata, diciamo Mirko da Vallata. Ci saluto gli amici di Vallata. Spesso nella tua trasmissione parli di rete, di fibra, di digital divide. Lei conosce bene questa cosa. Ne parliamo neanche. Ma sai in quanti dei nostri paesi irpini non hanno neanche il wifi ancora? Questa è la battaglia di progresso da fare. Lo devi urlare forte. Questa è la battaglia veramente da fare. Allora, lo dico. Ha ragione Mirko, da qualsiasi posto egli invii mail e pere. Il problema è che proprio il ritardo del digitale è veramente insopportabile, insostenibile. Qua voglio riparlare di sviluppo, di tutto il resto. Se mancano le strade e mancano le strade telematiche, signori miei,
Siamo fritti. Sono fritti. Eppure è un pericolo anche questo. Allora dico a Mirko, questa è una battaglia che la nostra TV anche per altri motivi affronta attraverso un'associazione nazionale che riunisce i piccoli provider in difesa della loro libertà di azione, ma anche per cercare di portare il wifi nelle zone più impervie, cosa che le grandi case distributrici di fibra, soprattutto in questo momento in Irpinia, Alessandria, in tutta Zone Italia, a fallimento di mercato. Esattamente. Quando non vogliono arrivare, non lo fanno. Si fermano dove devono fermare. Però c'è anche da dire una cosa, e avviso Alessandro di preparare il contributo in video. Anche questo uso spregiudicato della rete può portare a dei giochini. Le faccio vedere. La rete è un universo di grandi e belle cose, però, ma anche di cose pericolose. Però le faccio vedere cosa accade sulla rete sovietica russa. Potrebbe anche... Sovietica una volta, insomma, ormai. Russa, ecco, insomma, putiniana. Ecco. Chissà che un giorno giocando... Alessandro... Ma c'è l'inno sovietico, sembra, che poi è l'inno russo oggi. Penso. Ah, ecco, ok. Выходите, не имеете права вы здесь снимать. Выходите. Вы знаете, что ваши ставят там машину. Я никому слова не говорю. Una guerra può scoppiare anche così, premendo un semplice bottone. E noi dobbiamo essere molto attenti, quindi. Noi dobbiamo pretendere che ci sia un lavoro dettagliato, puntuale, veramente casa per casa, per far arrivare quella che ormai è una necessità. Lo abbiamo scoperto col lockdown, di cui poi parleremo. La necessità della fibra, la necessità di avere una informazione che sia però garantita, perché avere un potere estremo significa schiacciare un potere e schiacciare un bottone e avere un risultato, come avete visto, straordinariamente difficile poi da gestire. E allora andiamo avanti e passiamo a Daria. Intanto controllo se è arrivato qualcosa sul cellulare. No, ancora no. Allora Daria ci dice: il tuo programma è originale, vivo a Bolzano ma sono nata a Benevento, dove trascorro solitamente le mie ferie. Fai bene, se vivi a Bolzano poi fai bene a venire a trovare i tuoi, non lo so, qualcuno troverai. La trovo una città che, come un gambero, fa passi indietro. Io non credo sia solo una questione politica. Brava. Da beneventana vorrei che i beneventani facessero di più. Tu cosa ne pensi? Beh, cara Daria,
ora d'aria, ci vorrebbe un'ora almeno per rispondere a questo tuo quesito. La verità è che noi viviamo con affanno quello che ci accade intorno. Questa città, come tutte le città della Campania, ma come tutte le città d'Italia, si stanno trasformando. In moltissimi casi noi abbiamo uno sviluppo che è concreto, che è visibile. Ho sempre pensato, cosa che non è mia, ma l'ho ascoltata e recepita e fatta mia, che una città che possa vivere in un certo modo deve suddividere le sue esigenze un terzo di aria, un terzo di acqua e un terzo di cemento. Al posto dell'aria possiamo mettere un terzo di verde, perché il verde è aria. Quindi se si distribuisce così, probabilmente avremo sempre la capacità di capire quali sono le città dove si vive bene. Ora, oggettivamente, la nostra città, e io ho un termometro, ho dei parenti australiani che vengono di tanto in tanto, ogni 10 anni, no, diciamo che in 10 anni saranno venuti un paio di volte, mi dicono la stessa cosa. Loro sono originari, sono andati via, sono andati ad Adelaide, ne approfitto per salutarli perché sicuramente attraverso lo streaming le trasmissioni sono visibili anche lì, ovviamente in registrata perché a quest'ora dormiranno, però mi dicono sempre: ma cosa accade a Benevento? Ogni volta che veniamo c'è qualcosa che non va. La teoria del gambero che ci ricorda Daria. E allora, cara Daria, noi pensiamo che bisogna fare altro per la città. In questo momento, nella nostra città, siamo stritolati... È caduto il microfono. In questo momento siamo stritolati... Un secondo solo che vedo di aggiustarlo. Ecco qui. Si sente A, B, C, D? Ok? Ok. In questo momento siamo stritolati tra due faccende, ad esempio. Nella zona industriale della nostra città, da una parte dovrebbero arrivare decine e decine di camion con i rifiuti che dovrebbero entrare in un biodigestore enorme per la nostra città, a servizio quasi di tutto il territorio campano, e dall'altro una grande centrale di produzione elettrica della Luminosa, che potrebbe trasformare e dare energia, ma diciamo anche alla città di New York, e se non a tutto lo stato di New York. Ma allora, capiamoci, mentre da una parte noi abbiamo difficoltà, c'è qualcosa che non va in questo microfono, secondo me. Giulio? Buster, puoi venire un attimo nel mio ufficio così? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, appunto. Eccolo, ecco qua, che è la bella e la bestia. Cosa succede? Ecco qui, vediamo, è stato il colarusso viandante che, ecco qui, non dovrebbe cadere più. Quindi siamo stritolati in questa faccenda, e invece di avere quel minimo di cose, non è demagogia, ma quel minimo di cose che la città vorrebbe: uno spazio per i giovani, uno spazio per gli anziani, più pulizia, più strade su cui si cammini senza dover fare i rally, più cura del verde, abbiamo la centrale atomica e la centrale biodigestiva. E dai, va bene anche, perché il progresso è questo, ma l'abbiamo appena detto: non c'è la rete, non c'è il wifi nel Fortore, in Irpinia. Noi pensiamo davvero che cambi il volto della città questo, in una zona tra l'altro dove ci sono industrie agroalimentari che si sono incazzate davvero, perché le pizzette alla munnezza non si usano ancora in Italia. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare molto attenti. È vero che i rifiuti possono essere una risorsa, è vero che l'elettricità, se serve il territorio in cui è prodotta, può essere un vantaggio, è vero che due grandi situazioni di questo tipo possono portare anche occupazione, ma va stabilito tutto prima. Non è possibile dire costruiamo e poi vediamo, sarebbe troppo tardi. E allora pensiamoci, cara Giulia, tu vivi a Bolzano, è una delle città più pulite e più belle d'Italia, quindi sai di cosa parlo, e quindi hai anche il metro per stabilire questo. Poi, tra l'altro, guarda un po', ti ho scelto una cosa alla fine che ti dedicherò, nel senso buono del termine, non mi fraintendere, perché queste questioni spesso ci fanno girare le pale eoliche, proprio ce le fanno girare con tutti i problemi che ci sono. Si pensa appunto a distruggere mega palazzi, a fare i grattacieli, e non si va sulle piccolissime cose. Vabbè, tagliamola qui. C'è un messaggio, vediamo chi è.
C'è un messaggio qui ormai. Ora la trasmissione acquista ancora più colore, forse bicolore. Un saluto Andrea da Frascati. Bicolore, va bene. Ho capito, ho capito. Se lei, caro Andrea da Frascati, intendeva che diventa un po' rossa e un po' nera, alludendo alla presenza del nostro direttore, ha centrato. Ma non sveliamo ancora cosa accadrà da qui al mese prossimo. Di quale anno non si sa, ma al mese prossimo sicuramente. Vado invece ad un'altra, quindi giù, Daria, dopo ti dedico una cosa se ce la facciamo in tempo, perché abbiamo preso un po' di tempo per la discussione e per la presenza di Enzo Colarusso. Non ho salutato Vincenzo, Amelia, il gruppo Amici del Bosco, poi vi spiegherò chi sono, Pasquale, Sandro e Martina, che ci seguono sempre. E saluto in primis Vincenzo, che ho citato, perché è sempre legato alla questione delle scuole che stiamo seguendo con molta attenzione. Gli abbiamo anche chiesto se ci richiama di tanto in tanto per farci sapere come vanno le cose. A proposito di telefonate, non ci chiama più l'amico che ci raccontava la storia della figlia naturale di Domenico Modugno? È un po' di tempo che è scomparso, tutti si chiedono che fine fa. Allora faccio un appello, spero che da qui alla prossima puntata o alle prossime puntate si rifaccia vivo. Noi siamo qui il martedì e il giovedì, fascia pomeridiana, e poi in replica diverse volte nel corso della giornata. Ora, ritornando alle mail, c'è Mariella che scrive: ciao, ho superato il lockdown con grandi difficoltà. Però mi sentivo in gabbia, Mariella, in gabbia è dir poco. Ho ancora paura adesso, ma la vita deve continuare. Tu sei curiosamente attento, che possiamo fare? Guarda, io non ti rispondo in prima persona perché sul lockdown ho già detto tutto, anche sul coronavirus. Ci siamo detti che ci ha segnato profondamente e che forse ci aspettavamo che quella fase della nostra vita portasse a una riflessione generale per tutti noi, che i politici diventassero un po' più attenti, che ci fosse più socialità, umanità. Dicevamo l'altra volta, mentre noi siamo qua, chissà quanta gente lotta realmente per la propria libertà, e invece mi sa che i vecchi difetti in alcuni casi si sono acuiti. Cosa fare per superare questo momentaccio? Vi ricordate che la scorsa trasmissione ci siamo affidati per una piccola riflessione ad un nostro maestro di vita che ci accompagna e ci accompagnerà per le prossime puntate? Vediamo allora cosa ci dice sul coronavirus. Amici, buongiorno. Io penso che questo periodo di isolamento possa essere per noi una straordinaria opportunità. Un'occasione unica per ritrovare il nostro equilibrio interiore. Avercelo mai avuto. E ritornare in armonia con l'energia dell'universo. L'universo? A me basterebbe già non strippare con i miei figli. Pur nella difficoltà, questo può essere un tempo fecondo se sapremo coglierlo per un cammino interiore. No, io vorrei proprio fare un cammino fuori! Non hai capito? All'aperto! Il dramma del coronavirus ha riportato a una crescita delle nostre coscienze. Sì, e non solo quelle. Ci stiamo liberando finalmente dall'illusione del controllo. Me ne sono accorto. Infatti qua in casa ognuno fa un po' quel che gli pare. E stiamo riaccogliendo la sofferenza e la morte che prima avevamo nascosto e quasi cancellato nelle nostre vite. L'unico modo per viverle davvero pienamente. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia e preoccuparci per il futuro. Facile, sì, tanto siamo solo in piena pandemia, in un anno bisestile, con ghiacci che si sciolgono, ponti che crollano, invasioni di cavallette e meteoriti che sprecciano un pelo dalla terra, tutto qua. Mai come ora è essenziale il nostro ottimismo. Non lo dire. Perché nonostante tutte le difficoltà,
Non lo dire. Se restiamo uniti? Non lo dire. Alla fine andrà tutto bene. Ecco, l'ho detto, non posso crederci. Siamo spacciati, non bastava la profezia di Fassino, è l'apocalisse. E comunque una cosa è certa, niente sarà più come prima. Ma questo è un bene, non dobbiamo tornare alla normalità, perché proprio la normalità era il problema. Ma no, ridatemi la mia normalità, a me piaceva un sacco la mia normalità, io voglio viaggiare, incontrare tanta gente, abbracciare tutti, voglio respirare l'aria piena i polmoni. Cosa c'è di male in questa normalità? Ridatemela tutta, la rivoglio esattamente come prima. La rivoglio esattamente come prima. Il concetto è proprio quello, lo ribadiamo, vogliamo la nostra normalità. E ce la ridiano un po' tutti. E guardatevi un po' intorno, vedete di scovare quelli che sono autoreferenti, quelli che dicono io ho sempre ragione. Michele Dotti, che è l'amico educatore che ci darà una mano sulle prossime puntate che risentiremo in una di queste, insegna proprio questo. Essere autoreferenti non serve a niente, bisogna essere capaci anche di dire, come ho fatto io all'inizio della puntata, ho sbagliato. Ma ditelo anche un po' voi! Ma è mai possibile che non avete mai sbagliato? E lo dico proprio a te, sai a chi mi rivolgo? Hai sbagliato! Dillo, confessati, pentiti! Niente. Non è facile, ma noi ci riusciremo, perché un po' alla volta, per ora siamo normali, noi siamo coloro i quali un po' si arrabbiano, un po' scherzano, però noi vogliamo che prevalga un po' di intelligenza, perché in giro c'è bisogno di smanicarsi, di darsi da fare. Chiacchiere, basta! Ci hanno stancati, prima o poi parleremo anche delle elezioni. Vi siete fatti un giretto? Avete visto i soliti cartelloni? È vero che ora i tempi sono sempre più ristretti, ma li avete visti? Mi sembra che in alcuni casi il tempo si è fermato. L'unica cosa che gira sempre sono i partiti di appartenenza. Se andate a vedere sui siti internet di alcuni soggetti, li vedete una volta qui, una volta lì, una volta al centro, una volta a destra, una volta a sinistra. Ma non sono qualunquista, ma basta, basta. Facciamoci una nostra opinione. Se una persona è per bene e ha buone idee e vuole lottare per quelle idee, non ce ne frega un tubo di quale partito è. Però ci sono poi i valori, ci sono quelle che sono le cose che sentiamo dentro di noi e allora lì poi ci sono i distinguo. Quindi facciamolo questa autocoscienza prima di andare e non vi fate fregare più, per piacere, io ho bisogno, pronto per favore, non funziona più, non c'è più niente, l'acqua è poca. Non vi devo dire che fine ha fatto la papera. Allora, siamo in chiusura. Allora, dicevo a Daria che quando ho letto la sua mail, mi sono ricordato che sulla la mia pagina Facebook, per chi la segue, attenzione, non sono un influencer, al limite sono un influenzato, però c'è una sezione, chiamiamola così, che è abbastanza seguita, che si chiama, scusami Daria, ma si chiama proprio così, le palle di Orlando. Non sono le bugie di Orlando, ma io ho questa piccola fissazione. Dovunque vado, ho un po' girato, purtroppo ora la new normal me lo impedisce, ma continueremo a girare, dovunque vado e c'è una palla, mi faccio una fotografia. Se ce ne sono due, me ne faccio due, e così via. Se ce ne sono tre, devo continuare? Mi fermo qui. E allora, sapendo che tra poco è Natale, sì Daria, tra poco è Natale, è inutile, qua passano gli anni velocissimi, rendetevi conto che mentre noi parliamo sono passati gli anni e noi ancora lì a crearci dei problemi interiori per delle stupidate, alla fine ci ritroveremo, mi ritrovo, anziani senza sapere dove stanno i miei amici di gioco, che fine hanno fatto,
Pensateci bene, non fate scorrere il tempo così, non voglio fare il santone del tubo, ma voglio semplicemente che ci rendiamo conto che la vita scorre velocissima. E allora Daria, tu vieni da Bolzano, io sono un estimatore delle palle, Natale è vicino, ti dedico un brano che è stato proprio registrato a Bolzano, sono andato a cercarlo, e che ha come soggetto le palle. Dopodiché chiedo anche al buon Alessandro, in funzione del tempo, se mi vuole ridare ancora voce, o se no io vi saluto e ci rivediamo la prossima settimana, mi ridà voce. Allora, vediamoci le palle di Bolzano insieme a Orlando, quindi sono le palle di Orlando a Bolzano. Buon Natale! Ci sono mondi paralleli dove gli oggetti sono vivi e camminano tranquilli per la città, dove l'amico più sincero può essere il cassonetto per la raccolta differenziata oppure un sofà. C'è un mondo parallelo degli amici ferri da stiro, c'è un mondo dove dialoghi col bidet. C'è poi quello dove il segreto più profondo lo confidi ad un comò, wow, wow. Ma il migliore rimane il mondo delle palle di Natale. In questo mondo ogni donna, uomo, bambino e persino il cane ha una palla con una propria personalità. C'è la palla benestante che spende e spande ogni contante, ce n'è un'altra che senza tetto se ne sta. C'è la palla dell'ingordo che mangia mangia ogni secondo, e c'è la palla che il bambino aiuterà. Poi c'è quella che ti scompiglia perché ci prova con tua figlia e non lo sai, no, no. Ma la palla di Natale più sfigata è quella del mercatino. Tutto sorridente con naso all'insù, trovi il turista con i suoi mombù. Peccato che a Bolzano già da tempo non nevichi più. C'è chi va in giro con le corna in testa, come se la moglie avesse fatto una festa. Chi con i prezzi dei prodotti che vende fa di certo la cresta. Al mercatino il sottofondo musicale gira sempre in loop, dopo mezz'ora non lo reggi più e speri che le casse vengano giù. Sulla testa trovi bretzel giganti e tra le strade milanesi danzanti. E poi le palle, le palle, le palle, le palle, che palle, che palle, che palle, che palle, che palle di Natale. Più di un mese al mercatino, un Natale a birra e vino. Che palle, che palle, che palle, che palle, che palle di Natale. Rischian tanto di cadere giù. Il bolzanino si sfoga tutto il giorno contro il mercato. E allora, ora entrava più nello specifico di Bolzano, quindi io saluto Daria, glielo dico, salutaci Bolzano, ma vieni più spesso, e se ci vuoi venire a trovare ci racconti come sono i mercatini. Io non li ho mai visti quelli di Bolzano, ne ho visti altri, però effettivamente che palle. E allora, che dire? Finisce un'altra puntata, non è semplice andare avanti così, perché voi non sapete, ma io sono in mutande perché mi hanno rubato tutto, c'è rimasto solo questo. Scherzi a parte, speriamo di divertirci insieme, ci rivediamo la prossima puntata. Vi ricordo ancora il numero a cui ci dovete scrivere, il 379-1482-284, Lab TV, canale 625 del digitale terrestre. Avete appreso quali sono gli orari del TG, sapete tutto della TV, a ottobre scoprirete tante altre nuove sorprese. Che palle, basta, grazie, ciao, alla prossima!